La vostra morte non significa nulla. Nessuno può fermare l'ordine. Nonostante la sua forza, non è riuscito a proteggerti. Non da me. Ma cosa? Non ti avvicinare! Non temere. Ora sei al sicuro. Vieni qui. È pericoloso. Li hai uccisi! Hai ucciso tutti! Sei stato bravo, ragazzino. Non conoscerai altro dolore qui. Ora va. E così tu sei il mastino di Dario. Stai cercando il cacciatore. Dimmi dov'è, prima che ti tagli la gola. Per te esiste solo la violenza, vero? Proprio come per il tuo amico. Dimmi, ombra dell'aquila, ti fidi davvero di Dario? È onesto. Mi basta questo per fidarmi di lui. Dovresti fare attenzione a chi frequenti, ombra dell'aquila. Conosci il suo nome? Il suo vero nome? Credi di conoscere Dario? Cersei pensava di conoscere Dario. Qualsiasi cosa tu abbia in mente, non ci riuscirai. Ma ci sono già riuscito. Sei qui, no? Che ne pensi della mia dimostrazione? È opera di menti perverse e malate. Hai ragione. Non ricordi questi volti? Tu hai ucciso questi uomini. Avevano amici, mogli, famiglie. I loro cari meritavano davvero di morire. Non meritano forse vendetta? Basta chiacchiere. Se è la vendetta che vuoi, l'avrai. Non vedi? Di fronte a un bivio, scegli sempre la violenza. Hai ricoperto il mondo di sangue. Il cacciatore ti attende nella foresta. Quel... Nella foresta? Malaka! Vengo a prenderti, cacciatore! Quanto sangue. Quante vite distrutte. Le mie azioni mi definiscono. No! No! Bella entrata! La via più facile. Artabano, il traditore in persona. E così tu sei Artabano. Pactia. Noi ci fidavamo di lui. Lo amavamo. Eravamo come fratelli. Ma lui ha rivolto la lama contro di noi. Non hai pensato al prezzo da pagare? Sarebbero vivi tua madre, i tuoi fratelli. È come se li avesse uccisi con le sue mani. Sei dell'ordine. Ci sai fare con le menzogne. Perché un uomo morto mentirebbe? Dario, di qualcosa. Sì, Dario. Racconta della nostra promessa. Di proteggere la Persia, i nostri figli, il loro futuro. Allora, per
Perché ci hai traditi? Per mantenere quella promessa. È giunto il momento di raccontare la verità su Artabano, protettore della Persia. Fingeremo un assalto frontale al convoglio, attirando la maggior parte delle forze di Serse. Così tu potrai... Serse non se ne accorgerà nemmeno. Domani il tiranno dell'ordine morirà e la Persia sarà salva. Ci saranno sempre altri tiranni. E ci saremo sempre noi a fermarli. Re Serse era morto, ma suo figlio portò avanti il suo retaggio. Il nuovo re deve morire, Amorghe. Non possiamo sempre infilzare i nostri problemi. Artaserse è re ora. Suo padre e il padre di suo padre erano burattini nelle mani dell'ordine. Non possiamo correre rischi con l'ordine. E se per caso il nemico non fosse l'ordine? Sono potenti. Forse se lavorassimo con loro... avremmo le risorse necessarie a proteggere la Persia. Artaserse muore, e con lui chiunque altro in combutta con l'ordine. Come sospettavo. Non posso lasciarti entrare, Artabano. Ti hanno irretito? No, sono andato io da loro. Il re non ha fatto niente. Per ora. Guardie! Traditore! Amorghe si unì all'ordine degli antichi. Da quel giorno ordinò al cacciatore di distruggere noi e i corrotti. Il mio più grande amico, sempre al mio fianco, in guerra. Quando nascesti. Quando chiamò le guardie, condannò la nostra famiglia. Sei stato tu a condannarci quando hai sguainato la tua lama contro l'ordine. Ti sei mai fermato a pensare a quante altre persone ha ucciso la tua lama, mia madre, i miei fratelli? Me. Figlia mia, tu significhi tutto per me. La morte di Partia metterà l'ordine in allarme. Amorghe scatenerà la sua ira sulla Macedonia. Padre, non possiamo restare. Prendo le nostre cose. Vai. Io ho un vecchio amico da seppellire. Dario, ti fermi mai a riposare? Dopo la Macedonia, dopo il cacciatore, nessun luogo del mondo greco sarà mai sicuro per noi. Non possiamo riposare, non possiamo fermarci. Nima. Alexios. Sapevo che ci saremmo rivisti, ti avevo detto di fidarti. Deve essere dura per te avere sempre ragione. È un fardello che faccio del mio meglio per sopportare.
Beh, sono felice di vederti, Alexios. A dire il vero, sono qui perché me l'ha chiesto tuo padre. Sì, certo. Figlia mia. C'è qualcos'altro? Dobbiamo trovare mia madre! Ci sono ancora persone che hanno bisogno di noi, sfollati in Acaia. I soldati li hanno portati in un forte non lontano da qui. Ora sì che si ragiona. Assicurati che siano abbastanza. La mia amicizia non è a buon mercato. Un patto è un patto. Non mi rimangio mai la parola. Solo una persona ignobile lo farebbe. Vi ridarò le vostre navi, ma non sfuggirete facilmente alla tempesta. Da una bella occhiata a quei relitti, Mistios. Ora, se vuoi scusarmi... Grazie a te, Mistios, abbiamo ciò che serve. Adesso noi... Oronta, Alexios! Mistios, non serve spargere sangue. Voglio solo che tu non opponga resistenza. Liberare gli sfollati ha fatto infuriare la tempesta. Qualcuno deve solo assumersene la responsabilità e andrà tutto bene. Prendi me, allora. Loro non hanno niente a che fare con questa storia. È me che cercate. Abbiamo fatto abbastanza. Non c'è bisogno di creare ulteriori tensioni. Promettimi che ti atterrai al nostro piano fino alla fine. È stata lei. Tutta questa distruzione, questa sofferenza. Vedere tutto questo fa male. Ormai non la riconosco più. La famiglia è sempre la famiglia, non importa ciò che accade. È pur sempre tua figlia. I genitori credono sempre nei loro figli, per quanto possa essere folle. Avrei dovuto fermarla prima. Prima che si unisse all'ordine. Avrei dovuto... Quando sarà ora di affrontare la tempesta, la mia fila. Tu che cosa farai, Alexios? Farò del mio meglio per riportarla a casa, te lo prometto. Ero così orgogliosa di lei. Non credo di averglielo mai detto. Quante altre cose vorrei averle detto. Vado ad aiutare gli altri. Ci vedremo a Patrasso quando saremo pronti. Grazie, Alexios, per tutto. Guarda, provano le armi. Non ti attendevamo, Tempesta. Le mie armi, luogotenente. Dove sono? Sono installate, ma non collaudate. Fate fuoco. Ma non sono pronte. Fate fuoco. Tu, resta qui. Fuoco! Ah!
Sistematele entro domani. Sì, ammiraglio. La Scilla attende il mio ritorno, ma prima ispezionerò il vostro lavoro ai cantieri navali per vedere altre prove della vostra inettitudine. Muoversi! La tempesta. Non sarà facile, specialmente se faranno funzionare l'arma. Non riescono nemmeno a farla funzionare. È solo una questione di tempo prima che ci riescano. Dobbiamo fare qualcosa. Si direbbe che tu abbia un piano. Dobbiamo seguirla. Se mettiamo fine a tutto subito, è la cosa migliore. Dobbiamo prenderla. Andiamo al cantiere navale. Non è lontano. Andiamo. Mio padre deve sapere tutto. Presto. Ci stanno seguendo. No, ci stanno braccando. Là, il magazzino. Attiro la loro attenzione e mi nascondo. Tu pensa al resto. Sì, crea confusione e vai verso il magazzino. Io resto qui e vedo quanti sono prima di procedere. Sei pronta? Come hai potuto? Io ti amavo! Sei un mostro, vattene! Dimmi dov'è la tempesta. Che cosa hai in mente? Sta costruendo un'arma da installare sulla sua nave, la Scilla. E ha isolato l'intera Acaia per trovarti, ombra dell'Aquila. Non puoi più sfuggire. La Scilla farà a pezzi la tua nave. La sua flotta ti distruggerà. Non la sconfiggerai mai. Vai, vado da tuo padre. Poi ti raggiungo al nascondiglio della nave. Se la tempesta ci sta cercando, allora distruggere la sua flotta attirerà la sua attenzione. Ti prepari per qualcosa? Bene, eccoti finalmente. Dicevi che qualcosa di grosso sta per succedere in Acaia. L'ingegnere capo della tempesta sta sviluppando una nuova arma. Io e Nima l'abbiamo vista collaudare l'arma al porto. Non funziona ancora, ma quando sarà pronta sarà un problema. Sta cercando di lasciare l'Acaia. Se vuole fuggire, forse possiamo convincerlo ad aiutarci a sconfiggere la tempesta. Sta partecipando al simposio dei costruttori di navi al teatro qui in Acaia. Andrò immediatamente al teatro. Pare che si parli di un progetto, un'arma segreta per la tempesta. L'ingegnere capo dovrebbe avere altre informazioni a riguardo. Sembra semplice. Rispondono alla parola d'ordine, sono l'araldo di Poseidone. D'accordo. L'ingegnere capo è tra i partecipanti. Trovalo. Quella lama significa molto per te. Da dove viene? L'ho forgiata io stesso. Ma per me è molto più di una lama. È una scelta. Serve abilità per avvicinarsi così tanto. Ah, è quello il punto. Cosa sai della tempesta? Deve essere stato Amorghe a traviarla. Non conosco la tempesta, ma Amorghe è capace di tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ha sempre e solo avuto una cosa in mente, la prosperità della Persia. A qualunque costo. Dario, che cosa ti ha convinto ad aiutare gli sfollati? Nima ha un grande cuore e io voglio incoraggiare la sua bontà. Ma appena avremo finito, lasceremo il mondo greco una volta per tutte. Sono l'araldo di Poseidone. Ah, ok. E che notizie mi porti? Ti porto i miei omaggi? Io... lasciami in pace. Possiamo ancora migliorare le possenti triremi, le conquistatrici delle onde? Ve lo dico io, sì! Sono l'araldo di... Idiota! Cosa? Non sei un araldo, ma un idiota.
Ti ho sentito infastidire tutti fin da qui. Chi ti ha parlato di me? Un mio amico si è informato su di te. Sappiamo che vuoi lasciare la Caia e noi possiamo aiutarti. Ah, un'offerta del genere di solito nasconde delle condizioni. Non stavolta, te lo assicuro. Beh, se fosse la tempesta a mandarti sarei già morto. Mi serve un modo per sconfiggerla. Come quella tua arma? Il soffio della chimera, la mia creazione migliore, ma anche il mio più grande rimorso. Sono fuggito prima che mi costringesse a completarla. Senza il mio aiuto non funzionerà mai come dovrebbe. Parlami di quest'arma segreta. Che cosa fa? È progettata per avvolgere le navi nemiche in un turbinio di fiamme. E funziona alla grande. Il difficile è l'installazione. Se non avviene correttamente, l'arma si ritorce contro chi la usa, in modo orribile. Hai detto che vuoi fuggire dalla Caia. Hai un piano? L'unico modo per andarsene è sconfiggere la tempesta. Credimi, le ho provate veramente tutte. Quella è mia moglie. Ho messo in pericolo anche la sua di vita. Hai lavorato per la tempesta. Cosa mi puoi dire di lei? È una persona spietata e insensibile. Ma la cosa più inquietante di lei è la sua genialità strategica. Difficile trovare un comandante più abile. Rischi grosso condividendo i tuoi segreti con me, lo sai? No, io scommetto su di te per sconfiggere la tempesta. Trova i progetti e installerò il soffio della chimera sulla tua nave. Con la mia arma potrai distruggere la sua flotta. Devo assolutamente fare qualcosa per redimermi. La Drestia è una delle navi migliori del mondo. Non ha bisogno di altre armi. Contro la tempesta? Dovrai sfruttare ogni possibile vantaggio. Allora, dove trovo i progetti? Li ha il comandante della flotta della tempesta. È a capo del blocco navale. Nel frattempo io mi metto al lavoro. I progetti sono scritti in modo che solo io possa leggerli. Ma mi servirà un po' di tempo per decifrarli. Ci rivediamo qui quando li avrò. Bene, mi chiedevo come avremmo affrontato il blocco navale. Me ne occuperò. La tempesta è più scaltra e cauta di quanto pensassimo. Dobbiamo avvertire gli altri. Potrebbero essere in pericolo. Chiederò a Barnaba di dare un'occhiata ai progetti. In ogni caso, non perdiamo tempo. Torniamo nell'ombra. Bene, ci siamo tutti. Abbiamo ultimato i preparativi. Dobbiamo solo portare via gli sfollati dalla Caia. La tempesta sta facendo installare il soffio della chimera sulla Scilla. Ma ora anche noi abbiamo l'arma. La tempesta non saprà cosa l'ha colpita. Senza il soffio della chimera non ha speranza. Dopotutto io sono l'araldo di Poseidone. Cosa? Coglieremo la tempesta di sorpresa. Io e Barnaba attaccheremo dal mare. Rendere inoffensiva la Scilla usando il soffio della chimera è la migliore possibilità che abbiamo. Le navi mercantili. Il diversivo dovrebbe dargli il tempo di andarsene. Io e Nima ci assicureremo che tutti siano a bordo delle navi. È la nostra opportunità per lasciare la Caia. Dario ha ragione, Nima. Dovete imbarcarvi su quelle navi. Tutti e due. È la vostra via di fuga. Che cosa ne pensi, Nima? È l'unica possibilità. Dovete sfruttarla. Lo faremo. Fino ad allora ci servirà un posto dove stare, uno che non generi sospetti. Conosco il posto giusto. Una casa sulla collina, vicino a Dime.
Andiamoci subito. Che cosa hai fatto? Basta! È così che sono cresciuta? Ma sul serio, tuo padre ha delle abilità uniche. Sì, ma dal punto di vista umano fatica ad aprirsi. È difficile stringere amicizie per quelli come lui, sempre in movimento. Però ci siamo incontrati. All'amicizia. All'amicizia. Malacca. Malacca. Ricordi quando ci incontrammo in Macedonia? Mangiammo cinghiale sotto le stelle. Per la prima volta da molto tempo mi sono sentita a casa. Non mi è mai più successo. Fino a stasera. Allora godiamoci la serata. Ehi, stai bene? Ti serve aiuto? Devi... Non mi serve nulla. Ho già distrutto la tua barca. Non costringermi a fare lo stesso con te. Tu! Amorghe mi ha detto tutto dei corrotti. Non è colpa vostra se siete nati così, ma il vostro destino è morire come tutti gli altri. Farò quello che mi ha chiesto l'ordine. Fila! Tu! Che cosa ci fai qui? Ci sono così tante cose che voglio dirti, così tante. Ti prego, dammi una possibilità. L'hai già avuta. Hai avuto anni! Io dovevo proteggerti. Stavo affondando. Chi credi che mi abbia salvata? Tu? L'ordine è la mia famiglia. Tu sei solo un ricordo del passato. Non sarai mai una di loro. Tu sei una corrotta, Fila. Cosa? So che cosa sono. Amorghe mi ha dato uno scopo. Mi ha guidata. Non sono un mostro, io sono la tempesta! Non devi dimostrare niente a nessuno, Fila. Non devi essere la tempesta. Puoi semplicemente essere te stessa. Non serve altro. Non riesci a capirlo? No. Saremo anche corrotti. Ma non è questo a definire chi siamo. No. Io controllo il mio destino. Io controllo il mio futuro. Ti prego, Fila, parliamo, io e te. Dimentica tutto questo. Vieni con noi. Ha bisogno di te, Cleta. Ti prego, hai ancora una famiglia. Hai ancora una... Oh, madre! Sei mio figlio, Fila. Non avrei mai dovuto allontanarti. Sono sempre stata così. Madre! È tutta colpa tua, ombra dell'aquila! Colpa tua! Ah!
Alzati! Compi la tua missione, Tempesta! È la volontà di Amorghe! Non siamo tuoi nemici, Phyla. L'Ordine pensa di poterti controllare. Pensa che tu sia solo uno strumento che uccide a comando. Devi essere più di questo. Non lasciare che ti portino via la tua umanità. Alzati e combatti! Madre, ti prego non morire. Ci sono ancora tante cose che voglio dirti. Sei mia figlia, Phyla. Sono sempre stata così. Alexios. Non esiste una vita semplice per quelli come noi. Solo morte. Ho sempre saputo che sarebbe finita così. Padre, le acque sono sgombre. Dobbiamo andare finché possiamo. Almeno si sono ricongiunte. Possiamo tornare a casa! Una volta mi hai parlato di un tuo sogno. Una vita più semplice, una bottega all'agorà, pescare con tuo figlio. Mi ricordo. È quello che farai? Forse. Un giorno. La nave partirà con o senza di voi. Ora o mai più. Alexios. Dario. Bene, ci siamo. Ci siamo. Le vere amicizie sono rare. Non dovremmo lasciarle andare così facilmente. Restate. Vi prego.
Chissà se Dario è stato sveglio tutta la notte. Meglio dargli il buongiorno. Non dormi proprio mai, eh? Il dolce abbraccio della brezza, l'odore del mare. Perché dovrei dormire? Ne sentirei la mancanza, Alexios. Mi mancherebbe tutto. Il guerriero più affamato della Grecia ha saccheggiato di nuovo le nostre scorte di pane e latte. Di già! Ho fatto scorta meno di una settimana fa. Il suo appetito ci consumerà tutti. Allora altro pane e altro latte. Andrò a comprare il solito. Il doppio? Ma... dovevo darlo al mercante, ma mi sono distratto con... Ha quell'effetto sulla gente. Consegnerò questo e... comprerò il doppio del solito. L'agora dovrebbe già essere aperta. Tornerò presto. Come sta il mio Elpidio? Come sta mio figlio? Gli mancava il suo papà. E lui mancava il suo papà. Promettimelo, Alexios. Questa è la nostra vita, questa è la nostra casa. Te la ricordi, la Macedonia? Certo. Muri di polvere e fuoco, e il cacciatore. Io ricordo te, Mima. Solo te. Casa non è un luogo. Sono delle persone. Siamo noi. Finché saremo insieme, saremo a casa. Lo sai, Elpidio. Il tuo papà è cresciuto lì, a Cefalonia. Proprio lì. Ma finché non è venuto qui... finché non ha incontrato te, non si è mai sentito a casa. Cleta e Fila, quel giorno sulla spiaggia, non sfuggirono al loro destino. Finì nel sangue. La mia famiglia è scappata così a lungo, ma forse non è possibile sfuggire a certe cose. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa Amorghe e l'Ordine stiano tramando, ti giuro, giuro al nostro figlio, che io proteggerò la nostra famiglia. Questa lotta contro l'ordine, questa guerra, non vivrò abbastanza per vederne la fine. E nemmeno voi. Forse sono stato sciocco a pensarlo. Ma non è il destino a definire chi siamo, le nostre azioni lo fanno. Oggi il nostro piccolo Leonida ha detto la sua prima parola. Cosa? Non l'ho sentito. Non è possibile. Cosa ha detto? Nonno? O forse era un rottino? È difficile capirlo alla sua età. Chi è il mio genietto di un nipotino? Chi è tutto suo nonno Dario? Esiste qualcosa di più bello di questo?
Una vita semplice. Informate la Persia. Inviate la flotta. Mandate tutti. Ai tuoi ordini, Amorghe. Ci vediamo presto, vecchio amico.